Ciao a tutti, siamo al Tomorrowland, ma c'è anche un po' d'Italia in questo festival belga da 600.000 persone. Siamo con Morgan Jay, precisamente da Genova. Wow, andava a precisare. Noi italiani siamo sempre un po' così campanilisti, quindi raccontaci, quando hai iniziato a fare musica? Allora, ormai sono un po' di anni, ero abituato a dire qualche anno fa, no, ormai diciamo 12-13 anni, ero piccolino, andavo alle medie e ho iniziato a fare musica suonando il piano. Perché andavo a un conservatorio quando ero piccolo, poi ho capito che dovevo metterci di mezzo l'elettronica e allora ho iniziato a pensare che dovevo fare il DJ, ma poi ho capito che la console non bastava per fare i dischi, per suonare le mie cose, e allora ho iniziato a produrre musica elettronica. Quanto è importante aver suonato pianoforte, aver studiato musica, poi anche per la musica elettronica? Tanti artisti diventati famosi hanno una base musicale molto... Sì, diciamo che almeno uno strumento ti aiuta ad avere una visione un po' più ampia, perché comunque al giorno d'oggi quando vedi ragazzini che iniziano da poco a produrre e non hanno mai studiato uno strumento, si limitano a copiare quello che va in radio o esce nelle etichette. Avere secondo me una visione musicale da uno strumento classico soprattutto ti aiuta ad ampliare molto di più la mente e automaticamente... Quindi aiuta la creatività. Sì, aiuta la creatività, perché comunque tu quando ti alleni a suonare uno strumento fai un botto di allenamento in note che non faresti mai, e quindi sei al di fuori di quello che va di moda. Magari studi... Il classico esempio è Morricone, che aveva studiato un po' di tutto, faceva il direttore d'orchestra, maneggiava tutti gli strumenti, prendeva spunti qua e là poi per la sua musica. Assolutamente, infatti anche il cantautore... Per noi italiani si vede la differenza che quando suona. Dire, ce ne sono di tipo il De André della situazione suonava tutto e tu riesci a crearti un qualcosa da solo proprio perché magari hai una visione della musica, non soltanto del canto o in questo caso della produzione, solo per la musica elettronica. Ma che sensazioni hai? È la prima volta al Tomorrowland, mi hai detto prima, che sensazioni hai di questo festival? Il primo impatto proprio, non hai ancora suonato ma... Ero veramente piccolo quando già c'era il Tomorrowland, perché comunque io adesso ho quasi 27 anni e dal 2011 che mi ricordo i primi video. 16esima edizione, quindi facendo un po' di calcoli. Quando... Più o meno, sì, ero veramente piccolo, quindi per me il Tomorrowland è quella cosa che... Tu dici un giorno voglio andare lì. Il punto di riferimento. E la cosa bella è che tutti mi hanno sempre detto, visto che hai la passione per la musica, che suoni, fai il DJ qua in Italia, perché non vai al Tomorrowland a sentirti gli artisti che ti piacciono? E io ho sempre detto, il giorno che ci andrò di artista, perché voglio godermela e andarci con le mie gambe, non come ascoltatore. Voglio godermela, ma da dentro. Perché non sono un grande raver, nel senso che non vado a fare i festival per divertirmi, di solito mi piace stare nel back, ascoltare la musica. Più da intenditore. Sì, ma perché poi io sono un critico, quando vado a sentire il DJ set di uno non dico ah che bello, divertente, no, inizio a dire sì, quella cosa lì è fatta così, la no, non mi piace. Quindi non è che me lo godo il festival, io vado lì per analizzare. E a proposito di tracce, tu sei qua per presentare? Io qua sono con i ragazzi. Grazie a tutto lo staff del Tomorrowland Music, che è l'etichetta del Tomorrowland, che ha creduto in me da quest'anno, quindi comunque è molto, molto recente come etichetta, ma ovviamente è subito partita con una grande spinta. Diciamo che non le spalle una potenza. Comunque sai, diciamo che io inizialmente non sapevo fosse veramente l'etichetta del Tomorrowland, perché la cosa bella è che non è che scrivevano etichetta del Tomorrowland. Ma nel momento in cui mi hanno contattato per rilasciare dei dischi e mandare delle demo, ho scoperto che lo erano, e infatti si vede comunque l'opportunità che ti danno di venire qui per promuovere un disco che è uscito 2 settimane fa con un artista che è Ray Ray, che suona stasera dalle 8 alle 9 nello Stage 2 Rose Garden del Tomorrowland, per suonare il disco insieme, promuoverlo, per poter avere del materiale, non è una cosa che fanno tutte le etichette, e non hanno anche comunque diciamo il potere spazio, comunque sì, perché comunque non è che tutte le etichette hanno questa possibilità. Però veramente un ringraziamento speciale ai ragazzi del Tomorrowland Music, perché hanno avverato anche un sogno oggi. In bocca al lupo allora, che non sia il anche primo a voi. Che mi verrebbe no, deve essere il primo e uno dei tanti. Alla prossima. Grazie mille ancora. Ciao.